in questo nuovissimo video. Io sono Carly e questo ovviamente è Cimmia e questo è Cheddar. Oggi ci troviamo su Minecraft perché voglio insegnarvi 10 scherzi da fare ai vostri amici. E preparatevi perché molti di questi saranno cattivissimi, ma ne varrà assolutamente la pena. Bene, iniziamo! Inizieremo con la trappola più facile del mondo, ma anche quella più diabolica. La ricetta per questo disastro è la seguente: una ventina di cartelli, un baule trappola e una TNT. Facile, facile come rubare caramelle ai bambini. Facciamo un bel quadrato 5x5, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Grazie a questi trucchetti del server, i vostri amici vi odieranno tantissimo. Sono diabolica, lo so, ma è anche molto divertente. Allora facciamo almeno una trentina di blocchi in profondità. Dai, così dovrebbe andare bene. Sicuro così muore. Facciamo il trucchettino. Voilà. Sì, decisamente così muore. E adesso un blocchettino qua sotto andiamo a mettere una TNT. E ora dobbiamo seguire i cartelli in questo modo. Ne mettiamo uno qua, la C non è necessaria, altri due qua e facciamo la stessa cosa da tutti i lati. E adesso semplicemente continuiamo la fila di cartelli, così, da questo lato. Adesso non vi resta che chiudere tutto quanto con la sabbia. Effettivamente era meglio fare questo scherzo in una spiaggia. Beh, cerchiamo un po' di camuffare, dai. Ormai l'ho fatto così. Ok, forse così va un po' meglio. E adesso un bel baule trappola qua sopra. E magari un bel cartello invitante che dice diamanti gratis. E ora vi mostro cosa capiterà al vostro povero amico. Lui arriverà qui, ta ta ta. Diamanti gratis? Davvero? Interessante! E cadrà giù nelle profondità. E non solo, gli scoppierà anche una bella TNT in testa. Ah, questo mondo è così crudele. Guardatevi sempre le spalle. Bene, passiamo al prossimo scherzetto. Suppongo che ora sia arrivato il momento di distruggere la natura. E le vittime qui saranno proprio i poveri alberi. E i vostri amici, ovviamente. Allora, come prima cosa dobbiamo scavare una bella buca qua sotto e riempirla tutta quanta di TNT. E se volete, per essere sicuri che i vostri amici scoppieranno, mi sento cattiva, assicuratevi che ci sia della TNT anche a qualche blocco di distanza dall'albero. Noi vogliamo essere sicuri per bene, quindi copriamo tutta la zona qua sotto. Non c'è una profondità precisa, fate come volete voi. Fill, mettiamo da qui a qui, tutta TNT. Sarà un disastro. Un disastro! TNT. Voilà, mettiamo un bel osservatore puntato verso il basso e copriamo tutto quanto, sia con la TNT che con l'erba. Ok, ora mettiamo che abbiate chiesto al vostro amico di togliere via proprio quest'albero perché vi dà tanto 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 fastidio. E lui inizierà a togliere questo, 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 sì, tutto bene. E poi toglierà questo e... cos'è? E adios. Sono volata in altissimo. Che tragedia enorme! Ma gli scherzi non finiscono qua. Ho ancora tantissimo da farvi vedere, quindi passiamo al prossimo. Avete costruito la vostra bellissima casetta, ma nonostante ci sia un divieto grande quanto una casa di non dormire nel letto, il vostro amico puntualmente lo farà. E questo è un dato di fatto. Ma non vi preoccupate, ragazzi, ho la soluzione anche a questo. Esattamente come l'abbiamo fatto prima, mettiamo un osservatore puntato verso il basso e nel dubbio lo metterei anche nell'altro letto, così siamo certi. E poi, come prima, mettiamo tutta la TNT ovunque. In realtà questa non è una soluzione troppo economica perché ci rimetterete la vostra casa sicuramente. Però chissà, magari i vostri amici in questo modo imparerà a non dormire più nel vostro letto. Beh, non ci resta che testarlo. Mettiamo notte. Arriverà a casa vostra molto spaventato. Ah, scappa! Chiudi! E penserà, sì, finalmente questo è il momento giusto per dormire. Buonanotte e adios! Come ho detto, molto utile, ma ci rimetterete la casa. Sto per farvi vedere la trappola più vecchia del mondo su Minecraft utilizzando solo un blocco di lapislazzuli. Questa è cattivissima, ma è anche quella più semplice e sicuramente la più efficace. Vi basterà fare una buca profondissima dove piazzerete un blocco di lapislazzuli e quando direte al vostro amico «Vai, non ti preoccupare, ho messo sotto un blocco d'acqua, puoi tuffarti!» Lui senza pensarci due volte cadrà nell'oscurità. Eh sì, molto probabilmente morirà. Questo video dovrebbe intitolarsi Come perdere i tuoi amici su Minecraft. Una guida by Carly. Il
Però se può scherzetto funziona solo in miniera. O almeno è stato pensato per farlo in miniera. Vi basterà fare un piccolo buco profondo 4-5 blocchi, in modo tale che questa parte sia ben visibile. E adesso qua ai lati fate un lavoretto del genere. Togliete 9 blocchi così. Stessa cosa da questa parte. Piazzate al centro un gancio qui e un gancio qui. E mettete alternati 4 blocchi di TNT. Qui e qui. Allora, ok. Chiudete tutto, anche di qua. Questa parte non si deve vedere. Qui al centro mettiamo la nostra esca. Dei bei diamanti. Magari ne metterei anche qualcuno extra qua dietro, così sarà ben occupato a scavare. Rendiamo la caverna un pelino più realistica. E colleghiamo tutto quanto con una bella cordicella. Ok, ora per uscire devo mettermi un attimo in spectator, sennò salta tutto. E quando il vostro amico passerà di qua e vedrà due bellissimi diamanti dirà: molto bello, raccogliamoli. E intanto alle sue spalle esploderà tutto. Ora non so perché io non sia morta, perché sono probabilmente una persona molto fortunata, ma vi assicuro che morirà. Se siete arrivati fino a questo punto del video, mi raccomando, lasciatemi un bel mi piace di supporto. È gratis e mi aiuta tantissimo. Intanto scusate, io mangio un po' di torta di ricotta. Possiamo andare avanti. Preparatevi perché la prossima sarà veramente cattiva ed esplosiva. Dobbiamo fare un piccolo percorso utilizzando i binari. Magari lo facciamo un po' così per cambiare un po' di torce, per attivare tutto. Gli facciamo fare un bel girettino così. E la andiamo a chiudere dall'altra parte con i binari alimentati. Una torcia qui, un'altra torcia qui. E sarà proprio in questo punto qua dietro che sarà fondamentale piazzare la nostra trappola. Mettiamo un bel binario rilevatore qui. E qua sotto, che persona cattiva che sono, andiamo a mettere un binario alimentato con tantissimi carrelli di TNT. E questo, ragazzi, vi assicuro che lo farà esplodere in aria, lo farà volare in altissimo. Ne mettiamo un bel po' per assicurarci che muoia. Sono una persona cattivissima. Ora chiudiamo tutto. Mettiamo qui un bel carrello che inviti il nostro carissimo amico a partire. Guarda, gliel'illumino anche, meglio di così. Arriverà qui e... sì! Andiamo sulle montagne russe, vai! Preparatevi, ragazzi! Voleremo super in alto! Mazza, comunque, guardate in che seed che sono finita, è bellissimo! Wow! La trappola che stiamo per fare è la più facile del mondo e avrete solo bisogno di qualche secchio di neve. Mi piacerebbe chiamarla gelato al gusto creeper. Scaviamo una bella bella fossa, molto profonda. Ok, direi che così potrebbe bastare. Ora copriamo tutto con i secchi di neve. E per non destare sospetti, camuffiamo un po' anche questa zona. La seconda parte del piano è riempire qua sotto di creeper e ovviamente nominarli. E ne metteremo un sacco per assicurarci che muoia. Quanto siamo cattivi! Perfetto, direi che così possa bastare. E adesso quando il vostro amico passerà da queste parti... Adios! Ma adesso si parla di portali dell'End. Immaginate già di avere il portale attivo. Tra l'altro, quanto fa schifo questo portale, non c'è neppure un occhio. Anche questa, ragazzi, è terribile. Ma proprio cattiva cattiva. Vi basterà mettere qualche blocchettino qui con della redstone e ci fate allegramente cadere tante TNT. Addio, addio, salve, arrivederci, grazie. Grazie, salve, ciao, ciao. Mettetene quante ne volete. No, non qua, non qua, aspetta. Ho buggato il portale. Bene, vediamo che c'è là al di là di questo portale. Ok, non c'è modo di uscirne. Addio. Questo è stato veramente incredibile. Siamo anche riusciti a buggare un portale. E adesso vi propongo una soluzione per non farvi rubare nelle vostre ceste senza distruggere la casa come abbiamo fatto prima. Avrete bisogno di un po' di polvere di redstone che metteremo qui, proprio sotto alla cesta trappola. Qui metteremo un bel pistone appiccicoso e qua facciamo partire l'impalcatura. Ok, adesso una buca bella profonda. E adesso andiamo a fare il nostro finto pavimento. Mettiamo questo, 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 questo. E ora camuffiamo il pavimento. Alterniamo magari con un po' di tappeti, così più carino e più elegante. Perfetto. E nel momento in cui entrerà a casa il vostro amico, aprendo il baule trappola, si attiverà il pistone che vi farà cadere giù. E via! Beh, direi che ha funzionato alla grande.
Bene ragazzi, io direi di fermarci qua. Oggi abbiamo scoperto tantissime cose su Minecraft, soprattutto come essere persone cattive. Spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto e se così fosse stato, lasciatemi un bel mi piace. Da Carly da Cime da Accendere è tutto, noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Adios!